non potevo mancare qui dove la sensibilità dell'amministrazione comunale mi permette di mantenere la promessa che 30 anni fa ho fatto a mia madre. Mia madre, mentre ancora aveva nelle orecchie quel terribile boato che lei sapeva che le portava via quel figlio, insieme al quale avrebbe voluto morire, ma ci ha regalato altri 5 anni della sua vita. Mia madre, prima di tutto, dovete andare dappertutto, dovunque vi chiamino, per non fare morire il sogno di Paolo. Io lo faccio da 30 anni. Non so se quello che faccio serve a non fare morire il sogno di Paolo, perché credo che vivrebbe anche senza di me, perché era un sogno così grande che non può morire. Era un sogno d'amore. E hanno inventato bombe di tutti i tipi, bombe che distruggono, spezzano vite, distruggono città intere. Una bomba non riusciranno mai a inventare, una bomba che uccida l'amore. E per amore ha sacrificato la vita a mio fratello e i ragazzi che hanno sacrificato la loro vita insieme a loro. Io purtroppo credo che le cose sono cambiate in due maniere. Nei giovani c'è veramente, io noto veramente una grande reazione. Purtroppo lo Stato non fa tutto quello che dovrebbe fare. Se è vero come è vero che a 30 anni di distanza non c'è ancora verità e né giustizia, allora se ci sono state delle sentenze assolutamente contraddittorie da parte della magistratura in quello che era il processo di Palermo, allora vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare. Io sinceramente devo dire che ho perso la speranza di vedere nel corso della poca vita che mi resta, verità e giustizia, però sono sicuro che questi ragazzi riusciranno ad averla, riusciranno a fare sentire quel fresco profumo di libertà per cui mio fratello e tutti questi ragazzi hanno sacrificato la loro vita, ma senza riuscire loro purtroppo a vederla. Invece queste persone sono da onorare davvero come eroi, perché hanno sacrificato la loro vita per quello che forse tanti di noi non abbiamo fatto abbastanza. Forse se non fossimo stati tanto indifferenti, forse questa disgraziata terra non avrebbe bisogno di eroi che sacrificano la loro vita perché noi non abbiamo fatto abbastanza. Grazie.